Olivia Wilde dice che finalmente ora crede in se stessa. Sì, proprio così. Olivia Wilde, il cognome è lo stesso di Oscar Wilde. Olivia Wilde dice che finalmente crede in se stessa. Vedete che bella foto, cari? Vedete quanto è bella? Vedete com'è trionfante Olivia Wilde? Guardate che bello. Sì, eccola qua. Vedete? C'è scritto qua, guardate. Vedete che scritto? Fate largo. Due punti. Oggi credo in me stessa, cioè attualmente credo in me stessa, perché è passata da essere attrice, è passata a diventare regista. È diventata regista, per cui ora credo in se stessa. C'è scritto qua, eh? Fate largo, due punti. Oggi credo in me stessa, cioè attualmente, ora finalmente credo in me stessa. E viene subito da pensare al credo di Nicea, il concilio di Nicea nel 325 d.C. con l'imperatore Costantino. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore, signore del cielo e della terra, eccetera, eccetera. Il credo, guardate come è trionfante, guardatela qua. Ma giornalisti, potevate mettere tante cose in rilievo, tante cose, potevate scrivere, appunto, ora lei è diventata una regista. Cosa andate a scrivere a titoli enormi qua? Questa sua espressione, oggi credo in me stessa, fate largo, oggi credo in me stessa. Dio che banalità, e io donna, vedete? Io donna, io, perché io sono qua al bar dei cinesi di Volta Mantovana, qua portano Corriere della Sera con gli allegati del giorno, portano la Gazzetta dello Sport, portano la Gazzetta di Mantova. Io sono il primo avventore perché vengo qua alle ore 6 del mattino, per cui la stampa del bar me la leggo subito io, guardatela qua. Fate largo, due punti. Oggi credo in me stessa. L'articolista si chiama Alessandra Venezia. Alessandra Venezia si chiama, eccola qua, Alessandra Venezia. Ma cosa vuoi dire che credo in me stessa? Credo in me stessa. Ma chi cosa vuol dire il me stesso? Si vede che voi di Io Donna non conoscete la storia della filosofia di Serafino Massoni. Eccolo qua, Serafino Massoni, la mia storia della filosofia, dove spiego per filo e per segno che il nostro io è come la punta dell'iceberg che emerge dalla superficie dell'oceano, e sotto c'è tutto il corpo dell'iceberg. È la nostra coscienza, non è che una foglia al vento, per menzionare il titolo di un celebre romanzo di Grazia Deledda, foglia al vento, foglia al vento, cosa siamo noi? Cosa sei tu? Cosa sei? Ma chi sei? Chi sei tu per credere in te stessa? Te stessa? Stessa, noi siamo infieri, proprio come l'iceberg che è sbattuto continuamente dalle correnti oceaniche. E noi siamo il frutto del rapporto che c'è stato tra mamma e papà. E noi non abbiamo scelto la nostra mamma e il nostro papà, e non abbiamo scelto neanche il nostro nome, il nostro cognome. Noi soprattutto non abbiamo scelto neanche di venire al mondo, neanche di venire al mondo. Ci hanno messo al mondo senza chiedere il permesso. E siamo così disperati che poi abbiamo costruito il me stesso, siamo così disperati che abbiamo costruito il me stesso, appunto che poi ti arriva Cartesio, quell'antipatico di Cartesio,
io l'ho tirato via perché Hegel aveva messo Cartesio alla base della filosofia moderna. Io invece l'ho tolto Cartesio e alla base della filosofia moderna ci ho messo Giordano Bruno e William Shakespeare. Arriva quell'antipatico poveraccio di Cartesio, qui ci sono anche le coordinate cartesiane, per carità, ma io ho già spiegato che la matematica è il frutto della disperazione, perché la matematica l'ha creata quel disperato di Caino, quello che ha ammazzato Abele, è il frutto della disperazione la matematica. Arriva quel poveraccio di Cartesio che dirà: cogito ergo sum, siccome penso vuol dire che esisto, no, e doveva dire sum ergo cogito, sum ergo cogito, cioè esisto, quindi penso, un po' come Martin Heidegger, quell'altro disperato, grande Martin Heidegger, ma disperato, che arrivò a dire che l'uomo è il pastore dell'essere, ma dai, è l'essere che è il pastore dell'uomo. Vabbè, eccolo qua, guardate che atteggiamento, guardate che supponenza, perché da attrice è diventata regista, guardate che roba, dai, io donna, ma mettici dei titoli diversi, lo potevi fare, avevi mille possibilità, ma non questo becero titolo a caratteri cubitali. Fate largo, due punti. Oggi credo in me stessa, cioè ora finalmente credo in me stessa. Ma chi sei? Non sei niente, cara, non sei nulla. Guardate qua, come si sente spavalda. Siamo dei miserabili. E poi c'è anche il mio video intitolato l'orribile creatura. Beh, circa il me stesso, cioè circa l'io, il grande Buddha, io ho già avuto occasione di dire che con il Buddha il pensiero umano raggiunge il vertice, poi dal Buddha in giù è stato tutto un precipitare a valle, e il grande Buddha arrivò a pensare che noi non esiste l'io, dubitò parecchio il Buddha dell'io, cioè della identità. Della nostra, dubitò parecchio, aveva ragione di dubitare, e si vede che il grande Buddha la pensava come Serafino Massoni, capito? Serafino Massoni è questo qua, ok cari amici, ma senti un po', fate largo, oggi credo in me stessa, ma se è stata messa al mondo senza neanche che ti avessero chiesto il permesso, cosa vuoi chiedere in te stessa? Vabbè cari amici, dai. Ok, non so se ci siamo capiti, vero? E se non ci siamo capiti, leggete queste opere per cui ci capiremo meglio. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni. Ok.